Io so che l'opera è stata contestata da me dal punto di vista che gli dicevo e poi da un altro fondamentale, che l'opera negli ultimi 30 anni ha divorato sostanzialmente tutte le risorse che la legge speciale attribuiva a Venezia per la manutenzione pubblica, per i restauri anche dei privati, eccetera. Il MOSE ha divorato, perché si trattava di centinaia di milioni all'anno, ha divorato tutto. Quindi Venezia è rimasta senza la possibilità di continuare opere che io avevo iniziato nel 93, lo scavo dei RI, la manutenzione delle fondamenta, del sistema fognario, il rialzo delle fondamenta, eccetera, eccetera. E soprattutto un'opera ha impedito che si realizzasse, tra l'altro progettata dallo stesso consorzio che io appoggiavo in toto per quell'opera, e cioè un lavoro molto difficile ma di grande complessità, ma sarebbe stato fondamentale della città, per la sistemazione, per fare una grande vasca sotto praticamente tutta Piazza San Marco, in particolare la chiesa, così da impedire che la chiesa venga minacciata dall'acqua alta, perché noi ci stiamo massacrando una delle cose più importanti che ci sono sulla faccia della terra, la chiesa di San Marco, la basilica di San Marco. Ecco, quella cosa lì si poteva fare, era già stata quasi, c'era un progetto di massima, ma il MOSE ha divorato tutto con gli applausi di Galan, ovviamente, di Zaia, che è stato vicepresidente di Galan per anni, di Bugnago, che è stato presidente della Confindustria veneziana, e tutti erano per il MOSE, scatenati, tutti, va bene, questa è la storia. Chiarissimo. E adesso stanno lì a dire il MOSE che non funziona. Oscar. Il ministro fa l'agnostico e dice: ma sì, voglio bene a tutti, ma vogliamo scherzare, ma che cazzo di ipocrisia è? Ecco, ma oggi quindi va fatto il MOSE, professor Boscacciari, va completato ormai. Ma è evidente che va fatto, ma tutte le perplessità, tutte le criticità non sono state risolte. Il ministro dice il 93% è pronto, il ministro dice balle. Va bene? Sia chiaro, balle, perché ancora non è stata fatta la minima prova. Non solo non siamo ancora a un collaudo, neanche di una delle paratorie, ma neanche la minima prova. Dunque io mi auguro che possa entro il 2021, prima dicevano il 2014, poi il 2018, adesso siamo il 2021-2022. Sì, la De Micheli ci ha confermato 2021. Sì. Che bisogna essere dei pazzi a sperare che siano stati buttati via 6-7 miliardi.